Ciao a tutti, bentornati nel mio canale. Oggi tutorial in collaborazione con il sito DoiTu. Andremo a creare un accessorio per borsa, ma volendo questo modulo può essere utilizzato anche come pendente per una collana. Vi mostro il modulo Primula ed eccolo qua, è questo graziosissimo fiore in due colori, combi con Swarovski, perla Swarovski e anche goccine della Swarovski. Questo è il risultato, poi ovviamente ve lo mostro anche su una borsa, ma come vi dicevo prima questo design si presta bene anche per una collana o anche come pendente. Quindi vi lascio ai materiali e vi lascio al tutorial. Vi ricordo che sul sito di DoiTu è attivo il mio codice sconto Giulia35 per avere il 35% di sconto senza limite di spesa su tutti i prodotti, anche quelli già in promozione. Quindi vi lascio nell'info box sia il codice sconto e sia il link di tutti i materiali utilizzati. Buon tutorial! Il materiale per poter realizzare il modulo Primula è il seguente. Innanzitutto una perla Swarovski, questa qui in colorazione Crystal Pastel Yellow da 12 mm, ma volendo potete anche utilizzare un Rivoli Swarovski da 12 mm. Poi ho utilizzato Bicon Swarovski in questa bellissima colorazione da 4 mm e sono i Yellow Opal, questo è il codice sul sito. Poi ho utilizzato tre colorazioni di Rocaille 110 della Miyuki. Ho utilizzato queste che sono le Rocaille della Miyuki, le Carnation Pink Cellion, questo è il codice. Poi ho utilizzato queste che sono le Liliac Cellion. I pacchetti di DoiTu sono tutti quanti da 20 grammi. Poi ho utilizzato anche le Duracott Galvanized Yellow Gold, sempre della Miyuki, e nella medesima colorazione ho utilizzato anche le 150. Poi ho utilizzato anche le Delica per incastonare e ho utilizzato queste qui, Opaque Pearl Yellow Cellion. Poi ho utilizzato il filo della Miyuki, bianco, un ago e anche le goccine, queste qui della Swarovski, che sono in colorazione Crystal da 9 mm. Ne ho utilizzate esattamente 4. Poi ovviamente ho utilizzato un moschettone, questo è il codice del moschettone. E poi ho utilizzato anche la catena in argento 925 placato, questo qui è il codice. E anche gli anellini, questi qui, che sono appunto in acciaio colorazione oro. Questo è tutto il materiale, vi lascio al tutorial. Primo passaggio, andiamo ad incastonare la perla Swarovski da 12 mm con 32 Delica della Miyuki di base. Chiudo la lavorazione a cerchio ripassando in tutte le perline ed effettuo due nodini. Adesso lavoriamo al peyote circolare, quindi il filo, vedete, ho effettuato due nodini in questo punto e ho unito anche i fili con un altro piccolo nodino. Adesso una delica sul mio ago, salto la delica che viene subito dopo e mi rinfilo nella terza delica. Di nuovo una delica, salto una della base e mi rinfilo in quella che viene subito dopo. Vado avanti con questa lavorazione fino alla fine del giro. Ricordate sempre che l'ultima delica inserita sul lavoro va inserita in questo punto e poi l'ago passo sia in questa delica qui, l'ultima, e anche nella prima delica inserita di questo giro per poter continuare la lavorazione. Questo è il risultato. Adesso vado a realizzare un altro giro di delica, quindi una delica sul lago e rientro nella delica sporgente. Un'altra delica e rivado nella delica sporgente. Un'altra delica e rivado nella delica sporgente. Ovviamente l'ultima delica vado ad inserirla in questo punto e come sempre infilo l'ago in queste ultime due perline per poter continuare la lavorazione. Questo è il lavoro al momento, vedete, si è formata questa sorta di cerchietto e adesso vado a realizzare un altro giro con le delica, quindi di nuovo una delica sul mio ago e rivado nella delica sporgente. Tirate per bene il lavoro in modo che si sistema il tutto, un'altra delica e rivado nella delica sporgente, un'altra delica e rivado nella delica sporgente. Ovviamente vado avanti con la lavorazione ricordando che l'ultima delica va inserita in questo punto e poi ovviamente bisogna inserire l'ago in queste ultime due perline per poi andare a chiudere la lavorazione, l'incastonatura qui in alto con le Rocaille 150. Questo è il risultato.
Mi raccomando, tirate bene il filo. Inseriamo la perla all'interno per vedere com'era la lavorazione ed è perfetta, vedete? E adesso vado a realizzare due giri di rocaille 15-0. Quindi fuoriesco sempre da questa delica qui sporgente, inserite una 15-0 e rientrate nella delica sporgente che viene subito dopo. E con la medesima tecnica, cioè il peyote circolare, vado a realizzare altri due giri di rocaille 15-0. Quindi realizzo questi due giri di rocaille 15-0, poi ovviamente vado ad inserire la perla all'interno, realizzo anche da quest'altra parte due giri di rocaille 15-0 e poi ho incastonato la mia perla. Quindi realizzo prima una parte e poi vi mostro come andare avanti con la lavorazione. Questo è il risultato, ho realizzato appunto due giri di rocaille 15-0 e adesso il mio filo fuoriesce da questa 15-0 qui in basso. Inserite la perla all'interno, in questo modo, ricordando ovviamente che i fori vanno in questo punto. Adesso, prima di realizzare ovviamente i due giri di rocaille 15-0 anche dall'altra parte, vado a bloccare la perla alla fascetta, questa qui al peyote. Quindi questo è il foro della perla. Io mi ritrovo in questa delica qui. Adesso risalgo in questa delica, in questa che poi è quella centrale delle tre, in questa qui. Sperando che si noti che qui sotto c'è un'altra delica, quindi vado in questa centrale. E in questo punto vado a fissare la mia perla. Quindi vado a posizionare il foro in prossimità di questa delica. Ok. E poi mi rinfilo nella lavorazione. E rientro all'interno della lavorazione ovviamente passando per il foro della perla e risbuco da quest'altra parte. Vedete? Risbuco da quest'altra parte. Vado sempre nella perlina centrale delle tre, questa. E rivado di nuovo all'interno della lavorazione, sempre passando per il foro della perla e risbucando sempre dall'altra parte. Così. Stessa cosa faccio qui, ripasso sempre nella delica centrale delle tre, ripasso anche in queste altre due delica, in modo che mi riporto in questa delica qui sporgente, e adesso vado, siccome ho bloccato la perla all'interno, vado a realizzare due giri di rocaille 15-0. Quindi una 15 e rivado nella delica sporgente. Di nuovo una 15 e arrivato nella delica sporgente. Ovviamente faccio questo per tutto il giro. L'ultima 15, come sempre, ripasso nella delica e nella prima 15-0 e poi nuovamente un altro giro di rocaille 15-0. Effetto questa lavorazione e ritorno da voi. Adesso, una volta incastonata la perla, in questo modo, questo è il risultato, andiamo a realizzare i petali. Quindi accantono questa lavorazione e andiamo a realizzare i petali. Adesso vi mostro come si realizza il petalo piccolo, quindi inserite 9 rocaille 11-0 della Miyuki sul vostro ago, le portate alla fine del filo ed eccole qua, rientrate nella quarta perlina, quindi 2, 3, rientro nella quarta perlina. In questo modo. Adesso inserite una rocaille sul vostro ago. Saltate una rocaille e rientrate nella rocaille che viene subito dopo. E tirate bene il filo. Di nuovo una rocaille, saltate una rocaille e rientrate nella rocaille che viene subito dopo.
e stringete sempre per bene il filo. Adesso una rocaille e rientrate in questo verso, andando dall'alto verso il basso. E questo è il risultato. Adesso inserite una rocaille e rientrate nella rocaille questa qui, sporgente. Una nuova rocaille e rientrate in questa, sempre sporgente. Tirate sempre per bene il filo. Un'altra rocaille e rientrate in questa rocaille qui. E tirate per bene la lavorazione. E questo è il risultato. Adesso giro la lavorazione, rientro anche in questa rocaille qui, rientro anche in quest'altra rocaille, inserite una rocaille e rientrate nella rocaille sporgente che viene subito dopo, cioè questa qui. E tirate sempre per bene il filo. Di nuovo una rocaille e rientrate in questa rocaille qui. Di nuovo una rocaille e rientrate in questa rocaille qui della base. E questo è il lavoro al momento. Adesso rientro in queste due accanto. Giro il lavoro per comodità, inserite una rocaille e rientrate in questa, un'altra rocaille e rientrate in queste tre, stringete per bene il filo e adesso ripassate anche in queste due. Inserite una nuova rocaille e rientrate in questa, una nuova rocaille e rientrate in questa. E questo è il lavoro al momento. Adesso ripasso anche in questa centrale, tiro bene il filo. Adesso una rocaille e rientro in queste tre, giro di nuovo il lavoro, qui andrò ad inserire due rocaille, quindi due rocaille e rientro in queste quattro, giro sempre il lavoro, inserite l'ago anche in queste altre tre, di nuovo due rocaille e rientro in queste quattro, e questo è il lavoro al momento. Adesso ripassate in queste cinque, inserite 5 rocaille sul vostro ago e rientrate nella punta. Girate altre 5 rocaille e rientrate in tutte queste perline qui. E rientrate in tutte queste perline. Tirate per bene i fili e questo è il risultato. Adesso ripassate all'interno della lavorazione e andate a bloccare il filo, quello più corto della lavorazione. Adesso vi mostro come si realizza il petalo grande. Inserite 13 rocaille sul vostro ago, li portate sempre alla fine del filo, rientrate, ovviamente lasciate la codina, rientrate sempre nella quarta perlina, ed eccola qua, e creiamo appunto questo in questo modo. Adesso sempre una rocaille sul nostro ago, il procedimento è simile: una rocaille, salto una rocaille di base e mi rinfilo nella rocaille che viene subito dopo, cioè questa qui.
e tiro il filo. Ed eccole qua. Adesso nuovamente una rocaille sul nostro ago, salto una rocaille e rientro nella rocaille che viene subito dopo. Di nuovo una rocaille, salto una rocaille e rientro nella rocaille che viene subito dopo. Tirate per bene, mi raccomando, entrambi i fili. Di nuovo una rocaille, salto una rocaille della base e rientro in questa penultima rocaille. Adesso una rocaille e rientro dall'alto verso il basso in quest'ultima rocaille. E questo è il risultato. Adesso di nuovo una rocaille sul mio ago e rientro nella rocaille sporgente. Di nuovo una rocaille e rientro nella rocaille sporgente. Di nuovo e rientro, nuovamente e rientro nella rocaille, l'ultima rocaille e rientro in queste due rocaille qui in alto. Tiro bene e questo è il risultato. E adesso ripasso anche in questa rocaille qui laterale, per andare a lavorare l'altro lato. Quindi nuovamente una rocaille e rivado nella rocaille sporgente. Una nuova rocaille e rivado nella rocaille sporgente. Di nuovo e rivado nella rocaille sporgente. Di nuovo e rivado nella rocaille sporgente. L'ultima rocaille e rivado in questa rocaille qui. Tiro per bene entrambi i fili sempre e questo è il risultato. Adesso fuoriesco da questa perlina qui e rientro in queste altre due rocaille dell'altro lato e tiro sempre per bene il filo e giro la lavorazione per comodità. Adesso nuovamente una rocaille e rivado nella rocaille che viene subito dopo. Una nuova rocaille e rivado nella rocaille che viene subito dopo. Di nuovo una rocaille e rivado nella rocaille che viene subito dopo. Di nuovo una rocaille e rivado in queste tre. Rivado in queste tre rocaille. Tiro sempre per bene il filo, giro la lavorazione e rientro anche in queste altre due, quindi per un totale di 5 rocaille. Adesso nuovamente vado a riempire questi spazi, quindi vado a riempire con 4 rocaille separate, quindi una rocaille e rientro in questa. Di nuovo una rocaille e rientro in questa. Di nuovo una rocaille, rientro in questa qui. Di nuovo una rocaille e rientro in questa. E anche in questa qui in alto, quindi rientro in queste due e tiro sempre per bene entrambi i fili. Adesso una rocaille sul mio ago e rientro in queste tre rocaille laterali, in queste tre, e giro il lavoro e questo è il risultato. Adesso di nuovo una rocaille e rivado a mettere una rocaille in questi spazietti qui vacanti, quindi sono esattamente tre rocaille da inserire, questa è la prima, questa è la seconda rocaille e poi la terza rocaille e mi rinfilo in queste quattro rocaille qui della punta, giro il lavoro e mi rinfilo anche in queste altre tre rocaille, quindi per un totale di 7 rocaille. Stessa cosa, vado ad inserire qui negli spazietti qui vacanti altre 3 rocaille, quindi questa è la prima, la seconda e la terza rocaille.
Stessa cosa, mi rinfilo ovviamente in queste quattro della punta e tiro per bene il filo. Questo è il risultato al momento. Adesso rigiro nuovamente la lavorazione e rientro in queste altre perline, in queste altre quattro perline. Quindi sono un totale di 8 perline, perché 4 sono da questo lato e 4 dall'altra parte, quindi per un totale di 8 perline. Adesso vado ad inserire una rocaille qui e una rocaille qui accanto, quindi una rocaille, di nuovo una rocaille e rientro in queste 5 rocaille. Questo è il risultato, giro la lavorazione e rientro nelle restanti 4 rocaille laterali, quindi per un totale di 9 rocaille. Ed ecco qua, stesso discorso, vado di nuovo ad inserire una rocaille qui e una rocaille qui e di nuovo vado in queste 5 rocaille qui della punta. Giro sempre il lavoro e mi rinfilo ovviamente in tutte queste perline, quindi per un totale di 10 perline, perché 5 sono da un lato e 5 sono da quest'altro lato. Tiro per bene entrambi i fili, compatto la lavorazione e questo è il risultato al momento. Adesso vado ad inserire 2 rocaille 11.0 e rientro in tutte queste perline qui laterali e in tutte queste perline. Sono per un totale di 11 perline. Vedete, sono 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Quindi rientro in tutte queste perline del bordo. E adesso di nuovo 2 rocaille 11.0 e rientro ovviamente in tutte queste perline dell'altro lato. Quindi tutte le perline, queste qui del bordo, e fuoriesco esattamente dalle 2 rocaille appena inserite nel lato, in questo modo. Fuoriesco appunto da queste 2 appena inserite. Adesso vado ad inserire 7 rocaille e rientro nella punta. Di nuovo altre 7 rocaille ed eccole qua e rientro in queste 2 rocaille dell'altro lato. Questo è il risultato al momento. È così che si presenta il nostro petolo. Adesso devo inserire esattamente 2 perline per lato per andare a sostenere questi due archetti. Ve lo mostro già terminato, questo qui, questo è il petolo terminato. Vedete, ho inserito queste 2 perline che vanno a sorreggere questi due archetti e a creare il nostro petolo. Adesso vi mostro come si inseriscono queste 2 perline, estremamente semplice. Io fuoriesco da queste 2 rocaille qui. Vedete, laterali, perché appunto ho inserito questo archetto di 7 perline. Mi rinfilo anche in altre 2 rocaille qui in basso. Ok, adesso devo risalire ovviamente nella lavorazione. Quindi sono in questa perlina qui, da dove fuoriesce il mio filo, rientro in quelle tre. Rientro in queste tre su, andando su. Adesso rientro in questa perlina qui, sporgente. Adesso io mi ritrovo a fuoriuscire da questa rocaille qui. A questo punto, queste perline qui sono le 7 dell'archetto. Quindi vi mostro, questa è la prima, cioè questa parallela da dove fuoriesce il filo è la prima perlina inserita dell'archetto, vi sposto il filo, questa è la seconda, la terza, la quarta, la quinta, la sesta e la settima e poi qui c'è la punta dove va a collegare i due archetti. Adesso io mi rinfilo esattamente nella seconda rocaille dell'archetto ed eccomi qua, che fuoriesco appunto da questa seconda rocaille. Inserite una rocaille sul vostro ago e contando dalla punta, questa è la prima perlina, questa è la seconda, la terza e la quarta, io mi rinfilo nella quarta perlina e tiro bene il filo. Ovviamente rientro
nella perlina appena inserita, tiro sempre per bene il filo, mi raccomando, e adesso mi rinfilo nella terza perlina dell'archetto. E ho fissato la prima perlina. Vedete? Adesso ripasso in queste due rocaille dell'archetto, fuoriesco appunto da queste due perline, inserite un'altra rocaille sul vostro ago, sempre contando dalla punta. Questa è la prima, la seconda, io mi rinfilo ovviamente nella terza rocaille, in questa qui. Tiro bene il filo, rientro nella perlina appena inserita, tiro per bene il filo e rientro nuovamente in queste tre perline. E ho fissato anche la seconda perlina del petalo. E il petalo risulta, vedete, in questo modo. Adesso vado a fare la medesima lavorazione anche dall'altra parte, quindi ripasso nella perlina centrale questa e ripasso in tre rocaille. Inserite una rocaille sul vostro ago e rientrate sempre nella terza perlina. Ed eccomi qua. Poi ovviamente rientro nella perlina andando verso l'alto. Rientro nella terza perlina dell'archetto. Ed eccola qua. Stringo per bene il lavoro, poi ripasso anche nella perlina accanto, ripasso ovviamente anche nella perlina questa qui dell'archetto, inserite una rocaille sul vostro ago, sempre contando dalla punta, mi rinfilo ovviamente nella quarta rocaille. Poi rientro nella perlina appena inserita e infine rientro nella seconda perlina dell'archetto e anche nella perlina questa qui della lavorazione interna per andare a collegare per bene il tutto. Tiro sempre per bene il filo e il petalo è terminato. Questo è come si presenta il petalo, vedete, questa è la sua forma a conca e questo è il petalo terminato. Prima di creare ovviamente altri petali, il filo quello lungo della lavorazione lo lascio e vado a bloccare e fissare questo piccolo filo. Questo filo qui più lungo ovviamente lo lascio per qualche petalo, invece per altri vado ad eliminare entrambi i fili perché poi ci occorre un sol filo per andare poi ad unire tutti i vari petali, sia piccoli che grandi, quindi ne bastano solo due o tre foglioline con il filo questo qua della lavorazione, gli altri li potete tranquillamente tagliare e lasciare ovviamente il petalo senza filo, come ho realizzato questi qui piccini che adesso vi mostro. Vedete, tipo questi qua l'ho lasciato appunto senza filo, in modo che dopo posso utilizzarlo tranquillamente quando andrò a ricreare appunto il mio fiorellino con tutti i vari petali. Quindi adesso vado a realizzare tutti i petali e ritorno da voi per andare a completare il nostro fiore. Rieccomi, ho realizzato esattamente 4 petali grandi e 4 petali piccoli. Poi ovviamente andremo a collegare il tutto sull'incastonatura della perla. Adesso vado a fissare prima le foglioline, queste piccole. Fuoriesco esattamente da questa rocaille qui. Aspettate che zoomo. Ed ecco qua, il mio filo fuoriesce appunto da questa rocaille qui. Questo è il centrale dove era presente la punta e questa è da dove fuoriesce il mio filo. Adesso prendo l'incastonatura e vado a fissare queste piccole foglioline in questo primo giro di delica, quindi fuoriesco da quella rocaille e mi rinfilo in una delica. E tiro bene il filo. Ovviamente adesso ritorno nella rocaille dell'altro lato.
Quindi io fuoriesco in questa, salto questa centrale e mi rinfilo in questa locale qui, dell'altro lato, in questa qua. Ed ecco qua, in questo modo. E adesso ovviamente rivado nella delica accanto, in questa. Quindi questa fogliolina piccola va cucita in due spazietti. Adesso vi mostro. Questo è il primo spazietto e questo è il secondo spazietto. Ovviamente dopo andrò a fissare questa rocaille anche a questa delica qui, a questa qui. Quindi proseguo, tiro bene sempre il filo e abbiamo fissato la prima fogliolina con la punta rivolta verso l'alto. Adesso rivado in queste due, in queste due delica, tiro sempre per bene il filo, mi raccomando. Adesso fuoriesco appunto da questa delica, inserite un bicono da 4 e una rocaille da 11, portate il tutto alla fine del filo, rientrate nel bicono e rientrate nella delica di base andando in direzione opposta. Tirate bene il filo e ho fissato anche il bicono. Aggiustate la rocaille qui in punta. Ok, in questo modo. Adesso rivado nella delica in basso e nella delica accanto, in queste due. Vedete, il mio filo fuoriesce da questa, io rivado in quelle due. Tiro sempre per bene il filo e adesso vado ad agganciare una nuova fogliolina. Quindi prendo una nuova fogliolina, mi rinfilo sempre nella rocaille, questa qui, prima di quella centrale, in questo modo, vedete, fuoriesco da questa, mi sono infilata nella rocaille e adesso rivado anche nella delica, questa qui centrale, perché ricordate che ogni fogliolina piccola è fissata su due spazietti. Quindi questo è il primo spazietto, adesso rivado nella seconda rocaille accanto e vado a fissare anche quest'altra rocaille alla delica che viene sempre subito dopo e tiro bene il filo e aggiusto ovviamente la fogliolina ed ecco qua. Adesso per andare avanti vado a fissare il bicono, quindi ripasso in queste due delica. Inserite il bicono e la rocaille 11.0, portate il tutto alla fine del filo, rientro nel bicono e rientro nella delica andando in direzione opposta. Stringete bene il tutto e tirate bene il filo. E adesso rientriamo in queste due delica per andare a fissare una nuova fogliolina. Ovviamente vado avanti con la lavorazione e vado ad inserire le ultime due foglioline e anche gli ultimi due bicono Swarovski e ritorno da voi. Questo è il risultato. Come vedete ho fissato appunto le quattro foglioline e ho fissato anche i quattro bicono Swarovski. Avvicino la telecamera. Come vedete fuoriesco da queste rocaille qui, precisamente da questa qui, questa è quella che abbiamo collegato alle delica, io fuoriesco da questa qui accanto. Inserite due rocaille 15.0, io le ho scelte appunto nella medesima colorazione oro, e mi rinfilo esattamente in questa rocaille 15.0 qui, parallela appunto a questa rocaille 11.0, quindi mi rinfilo in questa rocaille qui. E tiro bene il filo in questo modo.
vado ad unire il petalo al primo giro dell'incastonatura, questa qui di 15-0. Quindi ripasso sempre nelle 15-0 andando a zigzag. Ok, fuoriesco da questa che è sempre parallela appunto alla foglia, inserite sempre due rocaille 15-0 e rientrate sempre nella perlina, questa è quella che abbiamo fissato, e rientriamo in tutte le perline laterali del petalo. Ovviamente per andare avanti con questa lavorazione ripercorro tutte queste rocaille del bordo della fogliolina piccola, fuoriesco da questa perlina qui che vi sto indicando adesso col lago, questa è quella che abbiamo appunto cucita all'incastonatura, fuoriesco da questa qui prima, sempre due rocaille 15-0 e mi rinfilo in questa rocaille 15-0, poi vado a zig zag, fuoriesco da questa qui 15-0 e di nuovo rifaccio questi passaggi, quindi faccio questa lavorazione e ritorno da voi. Questo è il risultato al momento. Ho fissato per bene tutti i petali, come vedete adesso sono belli stabili con le rocaille 15-0, e questo è come si presenta adesso il fiorellino. Adesso vado a fissare le foglie, queste qui grandi, e ovviamente vado a fissarle in questo punto, quindi giro la lavorazione e vi mostro dove fissare appunto queste foglie grandi. Tenete conto sempre che le foglie grandi bisogna sempre fuoriuscire da questa rocaille qui, questa è quella centrale, io fuoriesco sempre dalla questa prima, questa che vi sto indicando adesso col lago. Ovviamente la curvetta del petalo va messa in questo modo in modo da dare anche tridimensionalità al lavoro e movimento. Quindi io fuoriesco da questa rocaille qui, il bicono è posizionato in questa delica, vedete, ve la sto indicando adesso col lago, io mi rifilo in questa delica che è vicino appunto all'altra delica, cioè quella sotto, quella centrale, quindi mi rifilo in questa delica, ok, in questo modo, e rientro anche nella rocaille questa dell'altro lato, salto quella centrale e rientro in questa, ok, tirate bene il filo e rientro anche nella delica che viene subito dopo. In questo modo io fuoriesco appunto da questa delica qui, questa, vedete, in questo modo sono partita da questa, mi sono infilata in questa delica, sono rientrata in questa e sono riandata in questa delica qui. Ovviamente questa rocaille qui va fissata anche a quest'altra delica, questa che adesso vi sto indicando col lago, in modo da unire per bene tutto il petalo. Quindi tirate bene il filo, vado avanti e fuoriesco sempre da, ve la indico col lago, questa è la delica quella lì centrale, fuoriesco da questa delica qui, in modo da fissare in questo spazietto e nel secondo spazietto le due rocaille, per poter fissare per bene i petali questi qui grandi. Quindi vado avanti, vado a zig zag nella lavorazione, ripasso nella delica, ripasso in queste altre delica e fuoriesco appunto da questa delica qui. Di nuovo petalo, rivado in questa rocaille qui, rivado nella delica parallela al bicono e rivado nella rocaille del petalo, ovviamente saltando quella centrale, e rivado poi ovviamente nella delica dell'incastonatura e tiro bene il filo.
vado avanti con questa lavorazione e vado ad inserire gli ultimi due petali grandi e ritorno da voi. Questo è il risultato, ho fissato appunto i 4 petali grandi. E questo è il retro della lavorazione, questo è il davanti. Adesso per fissare ulteriormente questi petali, perché sono ancora più pesanti rispetto ai primi, perché sono più grandi, fuoriesco esattamente da questa telica qui. Aspettate che avvicino la telecamera, ed ecco qua. Fuoriesco da questa telica qui. Ve la indico con l'ago, questa. Che poi, se ci fate caso, è la delica sempre parallela a quella qui abbiamo fissato appunto questo petalo il primo giro, e questa è la seconda delica. Io fuoriesco da questa. Inserite 2 rocaille 11-0 e rientrate nella terza rocaille di questo petalo. Questa è la prima, che è cucita la lavorazione, la seconda, e questa è la terza. Quindi rientro nella terza e tiro bene il filo. Poi, siccome qui nel bordo del petalo sono ripassata più e più volte, adesso ripasso all'interno del petalo. Quindi ripasso in questa perlina qui accanto e tiro bene il filo. Ripasso in questa. Risalgo in questa accanto, in questa qui, riscendo in questa accanto, ok, ripasso in questa rocaille qui laterale e ripasso nella terza laterale di questo lato. Okay, quindi sono ripassate in queste perline, di nuovo 2 rocaille oro e ripado sempre nella delica, questa qui centrale. In questo modo. Adesso di nuovo 2 rocaille 11-0 e ripado sempre nella terza rocaille del petalo. Ok. Poi di nuovo ripasso in queste perline, risbuco nella terza e rivado avanti con questi passaggi. Quindi faccio questo e ritorno da voi. Questo è il risultato, ho inserito appunto tutte le rocaille. Adesso mi ritrovo a fuoriuscire da questa rocaille qui sopra il bicono. Aspettate che... eccolo qua. Mi ritrovo a fuoriuscire da questa rocaille qui sopra al bicono. Prendo le goccine, queste qui della Swarovski, ed eccole qua. Queste sono misura 9 mm e voglio aggiungerle qui, in quel punto della conca del petalo. Quindi mi ritrovo a fuoriuscire da questa rocaille, infilo l'ago all'interno della goccina, la porto sempre alla fine del filo e adesso rientro con l'ago all'interno della lavorazione, quindi risbuco da quest'altra parte, vedete? Precisamente qui, che poi questa è la punta, secondo rigo, terzo rigo, quarto rigo, risbuco dal quinto rigo, ok, in questo modo, e adesso vado a fissare la goccina. In che modo? Quindi risbuco dal quinto rigo, ripasso in questa rocaille, rivado anche nella rocaille questa qui sopra, riscendo nella rocaille accanto, rivado in questa rocaille qui e rivado all'interno del petalo. Ovviamente cerco di stringere per bene, ripasso nel foro della goccina e ritorno nella rocaille di partenza. In questo modo. Ovviamente la goccina un po' si muove, ma non fa nulla. Mi piace questo risultato.
e posso rifare questo passaggio un'altra volta, quindi rivado all'interno e fisso per bene la goccina. Rieccomi, allora ho fissato per bene la gocciolina e questo è il risultato. Non so se aggiungerne altre, sinceramente sono un attimo indecisa, perché con tutte e quattro è carino, non mi dispiace, però sembra troppo una pacchianata. Non so, commenti, cosa ne pensate voi? Quattro goccioline o una gocciolina che va a richiamare il simil rugiada? Cosa ne pensate? Scrivete nei commenti. Io al momento credo che lascerò soltanto una gocciolina in questo modo. Infatti poi pensavo di realizzare il cappietto qui, a questa punta qua, e di lasciarlo in questo modo e creare appunto il portachiavi. Quindi adesso con le rocaille vado a creare il cappietto. Quindi vado ad inserire 3 rocaille 15-0, 2 rocaille 11-0 e 3 rocaille 15-0. E rientro nella medesima perlina andando in direzione opposta per creare appunto il cappietto. Ovviamente poi ripasso nuovamente in questo cappietto per andare a stringerlo e compattare le perline. Ed ecco qua il cappietto. Ovviamente l'ho creato un pochettino un po' più grande per poter ospitare questo anellino del portachiavi, ma volendo, realizzando un cappietto un po' più piccolo, possiamo realizzare anche un graziosissimo pendente per una collana, perché no? Questo è come si presenta sul retro e questo è il davanti. Ed ecco qui la decorazione per borsa terminata. Io ho aggiunto ovviamente il moschettone che poi utilizzerò per appenderlo alla borsa e poi qui sotto ho aggiunto queste tre catenine in argento 9,25 placate in oro, roulò da 1,5 prese sempre dal sito di Doitou. Poi ho aggiunto tre anellini, questi qui sono in acciaio misura 6 mm e poi infine ho aggiunto queste goccine della Swarovski Crystal da 9 mm. E questo è il risultato. Io lo adoro. Come dicevo prima, questo fiore primula può essere utilizzato anche per creare un pendente per una collana o anche più elementi del modulo primula per creare una collana, perché no? Io sicuramente nei prossimi giorni creerò anche la collana, non vedo l'ora, e poi ve la mostrerò ovviamente anche qui sul canale. Spero di vedere altre riproduzioni del modulo primula, attendo di vedere le vostre versioni. Spero che questo video sia stato ovviamente di vostro gradimento, lasciatemi un like e un commentino, ringrazio di nuovo Doitou per la collaborazione, io come sempre vi saluto, un bacione e alla prossima con nuove creazioni. Ciao!